Mathias Lepiri, alla fine la Juve Stabia ha creduto in te, ti ha tesserato dopo 4 mesi in cui purtroppo non hai potuto fare la preparazione con il Novara. Come mai è finita la storia con Novara, considerando che poi alla fine stessa categoria? Non lo so, ancora un punto interrogativo, perché il contratto è stato proposto ma una proposta è stata fatta e non ho rifiutato, e poi dopo l'infortunio non ho sentito più niente, quindi è finita così. Che cosa è pesato, ecco, nella scelta della Juve Stabia, qui di Castellammare? Si parla poi di una certa amicizia con Samuele Di Carmine nei tempi della Fiorentina, fra l'altro lui ci ha confermato che ti ha parlato. Sì, no, è chiaro che lui c'entra in queste trattative, perché mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che qua ti vogliono, e poi parlando con la società, con il dirigente, capite che qua era comunque una scelta per loro importante, quindi questo mi ha fatto venire qua, perché altre società in C potevo andare, ma ho capito subito che la Juve Stabia ci teneva proprio a farmi venire qua. Se ti dovessi presentare, vabbè, sappiamo che sei un attaccante, però il ruolo tuo preferito proprio nelle giocate qual è? Dipende in che modulo, ma chiaramente a me piace stare a sinistra e rientrare per o l'assist o il tiro in porta. Le tue condizioni di forma, perché sappiamo, come hai detto pure tu, hai avuto un infortunio, ti possiamo magari vedere ad Aversa, visto la squalifica di Cammone, e con l'impiego magari con Bombaggi? Sì, devo rispondere io, certo, io non vedo l'ora, sono 4 mesi che sono fuori, non vedo anche 10 minuti, un quarto d'ora, io sono a disposizione, però vediamo il misto che scelta fa, ma io non vedo l'ora di vedere il campo. L'anno scorso hai potuto vedere con Novara il pubblico, il calore del pubblico di Castellammare. Può avere anche questo inciso su questa tua scelta, perché sappiamo che c'erano anche tante altre squadre che poi tu hai rifiutato? No, quello chiaro, perché io sono uno che va molto di fiducia, di mentale. Se il pubblico mi sta dietro, mi dà fiducia, io faccio molto meglio, e quello è chiaro che vedendo i tifosi così sempre carichi, mi ha fatto dare qualcosa in più per venire qua. Hai seguito la Juve Stabia prima del tesseramento? Cioè, hai preso qualche informazione, qualche partita? Soprattutto, ecco, l'impressione che ti ha fatto Pancaro poi? Sì, ho guardato prima di venire qua, ho guardato contro la Lupa Roma, l'ho guardato su internet, e poi tutti quelli dello staff, quelli dei giocatori mi hanno parlato bene del mister. È uno che gli piace giocare a calcio, giocare a pallone, e a me è proprio quello che voglio, quindi anche questo è inciso nella scelta. Ti senti di fare una promessa al pubblico stabese, una frase, qualche cosa rivolta al pubblico? Una promessa, ma posso fare tutto quello che so, che io darò il massimo e spero veramente di dare il mio contributo a questa squadra per andare alla categoria che merita.